Nella giornata di oggi con il tennis comasco, nelle nostre interviste siamo collegati, ne siamo molto contenti, con Massimo Dell'Acqua che si trova ad Arezzo, giusto? Giusto, sì, esatto. Allora, faccio una breve introduzione. Massimo Dell'Acqua, oggi 40 anni, Esatto. tu correggimi se sbaglio, è stato numero 148 dell'ATP. L'8 settembre del 2003, quindi pochi giorni dopo il tuo compleanno, ti facesti un gran regalo quell'anno. Sì, dai, diciamo di sì. È nato a Rovellasca ed è il motivo per cui è stato un nostro portabandiera per tanti anni. Ha vinto un Challenger a Bristol sull'erba, cosa bellissima per un nato in Italia nel 2003. Tra l'altro un Challenger dove c'era tra le teste di serie Marc Rosset, mi sembra di ricordare, e dove tu battesti poi in finale Prinosil, che era una testa di serie anche lui, tu vincesti quel challenger non da testa di serie, quindi anche questo è un elemento importante. Confermi tutto? Fermo tutto, sì, sono molti nomi. Era credo il primo challenger sull'erba in Inghilterra e c'erano veramente molti nomi. In semifinale mi sembra che vinsi con Mahut Sì. e quindi no, era un bel torneo. Quindi sì, è stata una sorpresa anche per me. Anche Mano a se tu mano. sul veloce giocavi bene, anche sull'erba giocavi bene. Sì, no, beh, comunque era una superficie che a me piaceva tantissimo, quindi. Chissà quanto ti sei allenato in Italia sull'erba per poter No, diventare mai, infatti, quella cosa bella, mai allenato sull'erba. Però avevo un servizio che mi aiutava tantissimo, i tempi brevi, il fatto che potevo giocare il back a rete, comunque io mi sentivo molto bene. Sì, campione. Poi hai fatto altre due finali Challenger o più di due? Io ne ho trovate due. No, di più mi sa. Ne ho fatte qualcuna in più, però non so quante, perché forse 3-4, non me lo ricordo. Sicuramente mi ricordo una Recanati dove perdesti in finale dopo un gran torneo e poi 5 future vinti in carriera. In generale io ho trovato che tu su 327 match ne hai vinti 211, quindi hai un saldo ampiamente attivo nella tua carriera professionistica. Numero 148 al mondo, tu hai iniziato però da Rovellasca. Com'è andato, com'è stato questo input con il tennis e come hai fatto ad arrivare alla corte di Stefano Pomelli? Il grande Stefano. Allora, diciamo che Rovellasca è un paesino, c'è questo parco meraviglioso, no? E quindi, come già avevo raccontato in altri episodi, nulla, c'era il mercato, c'era questo dove vendevano giochi e queste cose qua, vedi questa racchetta e mi piacque tantissimo, quindi lì è iniziata un po' l'avventura. Poi il tennis io ci andavo a piedi perché essendo un paesino piccolo ai tempi erano 5.000 abitanti, quindi ci si muoveva in bicicletta tra noi ragazzi e tutto, quindi iniziai a giocare al tennis Rovellasca, che porto nel cuore perché è sempre emozionante andarci, ci vado poco, però quelle volte che ci vado mi riaffiorano dei ricordi incredibili e da lì è iniziata l'avventura. Sai che c'hanno uno striscione a te dedicato fuori al tennis Rovellasca. Lo so, sì, l'ho visto, sono passato a vederlo e mi piacerebbe ritornarci prima possibile per di nuovo, poi dopo questo periodo un po' così particolare, sai, anche questa quarantena ci ha fatto un po' fermare, ci ha fatto un po' rivivere delle cose che magari non davamo per scontato, non ci pensavamo nemmeno più. Quindi il fatto di ritornare un po' nel mio paese, il fatto di rivedere alcune persone, il fatto di rivivere certe cose mi fa piacere e una di queste è proprio tornare lì. Ma quanti anni avevi quando hai iniziato a giocare? Guarda, avrò avuto credo 8 anni, 8-9 anni. Quindi non eri neanche giovanissimo, hai fatto proprio. Sei cresciuto tantissimo subito. Sì, giocando, è quello che poi serve, giocare contro il muro, giocavo con mio fratello, giocavamo per strada, c'era il campo libero, ci buttavamo dentro, siamo cresciuti così. Beh, È da tanto che non torni a Rovellasca? sì, credo che sia da settembre. Ma Quindi. come mai invece poi Arezzo? Tu Ma lavori Arezzo, già ad perché Arezzo? sì, io lavoro a Castiglion Fiorentino adesso, che è qui vicino. È un piccolo borgo, un paese veramente bello. E allora, perché sono finito qua? Tutto è nato dal fatto che io a un certo punto mi sono allenato qui insieme a quando ai tempi c'era la Blue Team, insieme a Luzzi, Bracciali, Starace, via dicendo, no? Federico Luzzi, ricordiamolo che Esatto. fa sempre bene ricordare.
Sì, esatto. E quindi nulla. Poi ho conosciuto la mia attuale moglie, che però non è aretina, ma è napoletana, che viveva qui già da diversi anni, e mi proposero, dato che io stavo ormai smettendo, quindi stavo cercando un po' di capire come muovermi, mi proposero di venire a lavorare qui nell'Accademia, che c'era a quei tempi, alla Blue Team. E da lì è iniziata la cosa nasce cosa, e mi sono fermato. Tra l'altro non è un caso, perché tu, e arriviamo al motivo di questa nostra intervista di oggi, ad Arezzo hai vinto i campionati italiani nel 2004, battendo in finale, oggi sarebbe stato un derby, perché Lorenzi è senese, quindi contradaiolo del Nicchio, per chi non lo sapesse, e lo batteste in finale al terzo set. Giocavi ad Arezzo su un campo velocissimo e quindi c'è questo doppio legame. Cosa ricordi? Ovviamente parlo, l'intervista di oggi è legata al fatto che da quest'anno ripartiranno i campionati italiani. Cosa ricordi tu di quel campionato italiano? Allora, senti, la cosa è strana perché tra l'altro abito molto vicino al palazzetto Le Caselle, quindi sono qui a 500 metri e sono entrato solo una volta in 10 anni, pensa te, figlio tra l'altro, sì, che adesso giocano a basket, c'è il basket Arezzo. Cosa ricordo? Ricordo, allora, innanzitutto sì, c'era una superficie particolare perché era una sorta di plate, però era stato messo giù e quindi ogni tanto si allentavano, diciamo, delle strisce di plate e quindi Per andare via dritta la pallina. era un po' particolare, un po' particolare. Ora, non mi ricordo tutto il percorso per arrivare poi alla finale con Paolo, dove è stata combattutissima, veramente molto combattuta, anche perché Paolo gioca ancora, quindi è un gladiatore di prima categoria. Mi ricordo che fu una battaglia pazzesca, tra l'altro. Al secondo set annullai due match point a lui, quindi ci fu molta tensione in questa partita perché ci tenevamo entrambi, perché comunque era un titolo. L'anno prima io avevo perso in semifinale da Bracciali, che poi vinse in finale proprio su Luzzi. Quindi ci tenevamo, ovviamente, sai, una volta che arrivi in finale nessuno vuole perdere. Quindi fu Bisogna una. sottolineare che i campionati italiani giocava gente davvero forte, non erano dei campionati italiani, tutti No, i erano migliori ci molto. giocavano. Sì, erano veramente buoni. Per esempio, l'anno prima mi ricordo per citarti dei nomi, quando io persi in semifinale a Daniele, primo turno giocai con Starace, secondo turno Seppi. Cioè, per dirti, erano veramente. C'erano molti giocatori. Ecco, adesso l'anno, ti ripeto, l'anno che poi dopo l'ho vinto io, non mi ricordo il percorso, però comunque mi sembra che c'era Santo Padre, Pesco Soido. C'erano i giocatori di prima categoria, quello è. Finale trasmessa in diretta, quindi per dire, era un evento davvero importante e speriamo possa tornare. Esatto, sì. Mi dispiace un po' perdere lo scettro del titolo, per essere sincero. Ti tocca giocare, non so quanto sei allenato, chiedi la Bravo, wild card. bravo, bravo, ci ho pensato, sai. Poi mia moglie però mi ha detto: non ti conviene, ti ricordano con i capelli, ti ricordano in un certo modo, adesso forse è meglio che stai a casa. Quindi mi ha smorzato subito l'entusiasmo iniziale che c'era, perché dico: guarda, sarebbe bello, mi faccio dare una wild card come ultimo giocatore, Tra quindi. l'altro non sei neanche lontano, perché Todi, insomma, ci manca No, che poco. vicino, e lei ha detto: no, stai a casa, non andare a fare brutte figure, che è meglio. Allora ho detto: va bene, forse c'è ragione. Perché poi la tua icona, insomma, nelle fotografie, quella che noi ricordiamo di te, è questo capello lungo, fluente, con la bandana alla moglie. Sì, che poi mi ricordo durante Roma al Foritarico, poi uscì un articolo che c'era, mi fecero questo paragone onorato, no? Di essere l'italiano, il Moya italiano, no? Quindi maglietta smanicata, cappello lungo. Quindi è meglio non ripresentarsi ora, lasciamo stare. Torniamo un attimo a Como e alla provincia di Como. Tu hai fatto anche in tempo a giocare il Challenger di Como, non alla prima edizione, ma alla seconda nelle qualificazioni. Perché non giocaste la prima edizione? Visto che era il tuo torneo di casa. Senti, non ricordo, devo essere sincero, non ricordo questa cosa, non ricordo nemmeno il È periodo. fine agosto, inizio settembre, poco prima forse eri ancora in America per le quali US Open. A giocare Istanbul, che era un 75-100 mila dollari sul veloce, se non Ah, sbaglio. questione di superficie. Superficie, sì, No, ti esattamente. ricordo quella tua edizione che partecipaste nel 2007, usciste poi nelle qualificazioni da Desain, dal belga, perché fu un anno un po' particolare, nel senso che ci fu per noi appassionati di Como una sorta di passaggio di consegne, perché tu
eri ormai nella fase insomma calante della tua carriera, però in quel tabellone c'era ancora Crugnola che si era formato tra Como e Varese, che invece... Oggi credo che sia il suo compleanno, se ho letto bene, quindi gli facciamo anche gli auguri. Esatto. E poi come wild card c'era Andrea Arnaboldi che iniziava invece in quegli anni e ha preso per noi appassionati di Como insomma, il testimone che gli hai lasciato tu nel tennis professionistico portandolo avanti. Quindi fu un'edizione un po' particolare. Però mi viene da chiederti, qual è il tuo torneo preferito nella tua carriera tra Slam, ATP e Challenger? Allora, come slam, molto, molto, allora, sono molto particolari perché sono molto diversi tra di loro. Ti dico, New York, troppa confusione. Molto bello, ma troppo. Wimbledon, sai, le qualificazioni si giocavano leggermente fuori, quindi... Sì, quindi credo che forse... Molto bello Melbourne, perché qui è inverno, là è estate, quindi questa cosa è un impatto forte. Quindi come slam ti prenderei Melbourne. Come ATP, vabbè, Roma, Roma no, non solo perché l'ho giocato, ma Roma è Roma, sei in Italia, quindi no, non è nemmeno da discuterne. Come Challenger, ora mi fai una bella domanda, Come Challenger, perché poi non mi ricordo nemmeno, nel senso, ormai un po' rimosso, ce ne sono stati diversi molto, molto buoni. Un Challenger molto bello era Lugano. Beh, era stato premiato anche come miglior Challenger a livello assoluto. A Giorgio Tarantola come direttore, veramente bravo e organizzato benissimo. Era un gran bel challenge, quello sì. Si giocava sulla terra, però, giusto? Sì, giusto, giusto. Nonostante questo, lo riconosco. Sì, era molto bello, era molto, molto bello, sì. Invece, il giocatore più forte con cui hai giocato nella tua carriera, indipendentemente da ciò che hanno fatto e dalle classifiche, poi parleremo dei giocatori con cui hai giocato. Altra bella domanda. Giocatore più forte che... Ovviamente in base alla tua impressione. Dipende, perché c'erano momenti, per esempio Tsonga in certi momenti era veramente molto molto forte. C'era Joachim Johansson, che è stato otto del mondo, che poi dopo ha avuto problemi fisici, giocava molto bene. Altri... Ti vengono in mente questi due? Mi vengono in mente questi in singolo, perché ad esempio Djokovic in doppio si giocava bene, però sai, in doppio tipo. Nadal, sì, quando ci giocava a Segovia, era poco prima, l'anno prima che vinse il primo Roland Garros, grande intensità, ma non ti portava via dal campo, cioè non era quel giocatore che dici, cioè, rischi di non toccare la palla, rischi di, per qualche game magari proprio di non giocare, cioè, quindi non, mi vengono in mente quei due. Quindi Tsonga e Johansson. E invece oggi chi ti piace? Mi verrebbe da dire Berrettini perché è un po' il tuo tipo di gioco, o correggimi. Sì, molto simile, nel senso è un giocatore dove ha caratteristiche molto simili a quelle che avevo io, quindi servizio dritto, molto potente. Ma ti dirò, ad oggi un giocatore che mi piace tanto, io purtroppo, devo essere sincero, l'unico che mi piace rimane sempre lui, Federer. Ovviamente a me piace vedere giocare lui, mi piace, mi diverto. Il resto, sinceramente... non tantissimo. Con il suo rovescio, gli avessi trovato il rovescio, eri nei primi 100 stabili anche tu, ma forse anche ben più in alto. Non sarebbe bastato sul rovescio, però lui è per me il tennis e rimarrà sempre così, ecco. E tra i giovani di oggi chi ti piace? Noi ne abbiamo anche in Italia un pochettino in crescita. Beh, Sinner gioca veramente bene. Sinner gioca bene, Musetti gioca molto bene. Ho visto loro due, altri sinceramente ho visto questo Zeppieri, un ragazzo solido, gioca bene. Penso che i nomi siano un po' questi. Vabbè, poi senza nulla togliere, nel senso quelli che sono magari un po' più avanti, ci sono i Sonego, che comunque sono ragazzi molto giovani e sono molto molto forti, veramente. Senti Massimo, tu hai fatto già un po' di nomi della tua carriera. Io ti faccio un breve elenco dei giocatori con cui hai giocato, con cui hai vinto o perso, dove comunque io questo ci tengo a sottolinearlo. Tu non hai nella tua carriera mai perso male. Cioè tu tutte le partite, anche quanto vedi, anche contro i big, tutte le sei giocate tutte. E questo poi arriverà la domanda finale sul perché non sei andato oltre il 148, ma ce la teniamo da parte. Parto dal 2003, ho preso in considerazione, diciamo, dal momento in cui esplodi.
Nel 2003 tu giochi a Copenaghen il primo turno contro Marc Rosset, che all'epoca sul veloce era un giocatore ingiocabile, bisogna ricordarlo, e perdesti 7-6-7-6. Una definizione su Marc Rosset. Personalità molto particolare. È molto particolare. Non so come spiegartelo. È un giocatore che ti dava una sensazione di grande estro e allo stesso tempo un po' folle. Che nel tennis può essere un pregio. Sì. Poi, sempre nel 2003, ma hai già citato, Joachim Johansson a Recanati che lo batti, 6-3-7-6, poi ci perderai poco dopo. Sì. E mi hai già detto che ti aveva impressionato per la sua potenza e imprevedibilità, mi sembra di poter dire. Sì. E di Nadal pure, ma hai già parlato, a Segovia ci perdi 7-5-6-3, quando Nadal stava già diventando Nadal. Era 21 del mondo, 28 del mondo, mi ricordo. Stava, poi dopo ha vinto, poi è diventato subito nei primi 10 immediatamente, quindi era 17enne che stava entrando subito nei big del tennis. Quindi, ripeto, grande intensità non è che ti portava via dal campo nel gergo tennistico, però ti faceva vedere il campo piccolo, non so come spiegarlo. Cioè, come se il campo si restringeva, no? E quindi per fare il punto dovevi fare qualcosa in più. E credo che sia rimasta poi la prerogativa della sua carriera. Poco dopo, Nadal, affronti a Nottingham un certo Andy Murray, dove vinci 6-4-6-3 al secondo turno. Sì. Cosa ti ricordi di Murray? Mi ricordo di questo ragazzino che si lamentava sempre, era tutto un lamento. E io a un certo punto mi ricordo che gli dissi anche qualcosa, gli dissi basta, all'arbitro, questo mi ha stufato, cioè si lamenta di tutto, la palla buona, la palla fuori, era tutto al lamento. Rovescio bisognava stare attentissimi a giocargli sul rovescio, perché mi ricordo che riusciva a rispondermi bene anche, aveva dei lungolinea incredibili, quindi aveva dei cambi di ritmo che mi lasciavano spiazzato. Però poi la partita, lui forse era ancora in Genoa. E poi passiamo al 2004, dove trovi Ivan Ljubicic, oggi lo conosciamo come allenatore, all'epoca insomma era seguito da Riccardo Piatti, perché non so se due o tre al mondo, insomma, quindi era tipo 30, qualcosa del genere. Ah, era un po' indietro quando ci hai giocato tu. Ci perdesti in 3-7, 6-3, 3-6, 6-4 contro Ivan Ljubicic a Dubai. Match tiratissimo, tiratissimo, sia perché mi ricordo che c'era mio fratello con me. C'era Riccardo, che poi siamo compaesani, siamo due comaschi, infatti, che faceva il tifo e a me questa cosa mi innervosiva. Questa cosa mi innervosiva. Tra l'altro, l'ho visto 2 anni fa, che andai lì a Bordighera, e allora si ricordò di quella partita. No? Mi disse: ma ti ricordi? Dico: sì, mi ricordi che eri sugli spalti e mi hai fatto veramente innervosire. Perché, vabbè, la sua personalità si sentiva, lui era molto acceso durante quella partita. Sentiva il derby anche lui? Sì, beh, sì, si sentiva, probabilmente sì. E quindi match tiratissimo, che poi si è concluso per un game. Lì è mancata un po' di esperienza da parte mia nella gestione di certe cose, però vabbè, è giusto così. Poi subito dopo giocasti a Barcellona, al secondo turno del 2004, perdendo sempre in 3-7, 5-7, 6-2, 6-2 con Stan Wawrinka. Sì, sì. Il rovescio più bello del circuito, mi permetto di dire, magari forzando un po'. Ecco, guarda, un nome di quelli che ti dicevo prima, un po' devastanti, era anche lui, perché lui quando iniziava a colpire faceva veramente male. Lui faceva, per esempio, questa partita qua non me la ricordavo nemmeno più. Lui ama anche di dritto, tirava proprio forte. Io ci ho fatto 2 volte con lui, una volta che era un ragazzino, qualche anno prima, nelle quali a Ginevra, Challenger, che mi sono ritirato perché mi ero fatto male sul 4-0 per lui, ma non ho visto i primi 2-3 game, non ci avevo capito niente. Poi dopo lì, andandogli a rete, lui gli dava fastidio, io gli cambiavo ritmo, gli rispondevo, non gli davo la possibilità di ragionare. È il problema che sulla terra puoi mantenere così, lui dopo mi ha preso il via e ha iniziato a spingere. Sempre comunque game lottati, poi anche se seguo il punteggio, se 2-6-2 è un po' severo, però i game erano sempre lontani. Però poi dopo, sì. E arriviamo, insomma, all'epopea di Roma, quando ti qualificasti e giocasti con Nicolas Massu nel 2004 su Pietrangeli, mi sembra giusto? Perdesti, e qua basta il risultato per dire tutto, 6-7-9 il tie-break, 7-5-6-3. Massu, lo ricordiamo, quell'anno, poco dopo, diventò campione olimpico in singolo e in doppio ad Atene. Quindi, anche in questo caso, non un signor nessuno. Cosa ricordi di quella partita?
Ricordo che appena entra in campo, beh, a parte la tensione che era altissima, no? Perché comunque si sentiva, però iniziai a giocare e giocai tutta la partita col freno a mano tirato. E sono sincero perché ho avuto tutta la partita una tensione addosso spaventosa. La sensazione che mi dava lui è che mi dava tanto tempo, molto solido, ma tanto tempo per giocare. E a me questa cosa effettivamente era un vantaggio per me. È chiaro che poi dopo però nel tennis lo sai bene, no? Nel senso che si conclude tutto su poche palle, su pochi momenti, perché sono quei momenti giusti che poi dopo danno, no? Il via a cambiare le situazioni e quindi uno vince e uno perde. Quindi lì è stato proprio uno di questi match qui dove lui non mi ha fatto nessun tipo di impressione come giocatore, né grande solidità, ma a parte quello niente di così allucinante, oltretutto lui era nuova del mondo in quel momento. Però è un giocatore che di grande personalità anche lui, cioè lo devi battere. Sono quei giocatori che d'altronde Devi quando è... portargli via tutto tu. Sì, ma tanto quando più sali la differenza la fa quella, cioè oltre la parte fisica, tecnica, è la parte o comunque di mentale, è quella parte dove il giocatore ti fa sentire che non è mai finita, mai, mai. E quindi quella partita poi dopo purtroppo l'ho persa. È un po' rimasto, sono quelle partite che purtroppo rimangono, perché insomma Roma, come dicevi prima, non era un'occasione qualsiasi. No, poi era un momento anche particolare, c'era un buon secondo turno, tra l'altro lui penso che poi ha fatto quarti, quindi vincendo tutto abbastanza facile. C'era un buon binario da poter prendere, però sai, il binario lo prendi quando tu sei pronto a prenderlo, se no non lo prendi, quindi inutile stare qui a fare tanti discorsi. Poi poco dopo giocate, anche questo l'hai già ricordato, con Zonga sull'erba in questo caso a Nottingham, dove perdeste 1-7-6 e poi si rigiocaste contro anche a Recanati, forse vincendo pure a Recanati. Sì, Recanati vincendo. Riuscito Sì, a metterti via lo scalpo di Zonga. lui mi dava fastidio. Era un giocatore che variava molto, mi dava molto fastidio. Quindi. Carriera proseguo, andiamo al 2005 a Reggio Emilia in un challenger sulla terra. Affronti un nascente Juan Martín del Potro, perdendoci 7-5-6-3. Anche in questo caso lottato. Sì, vincevo 4-1 il primo, mi sembra, però un ragazzino che molto era già, si vedeva che era portato. Per Quindi... me del Potro è un giocatore fortissimo, che senza gli infortuni avrebbe potuto fare una carriera pazzesca. Era solidissimo, muoveva la palla benissimo. Mi ricordo che muoveva molto bene la palla, era già un giocatore. Un bel atteggiamento in campo, Assolutamente, assolutamente. E chiudiamo questa carrellata di nomi pazzeschi con un derby sull'erba in Olanda nel 2008, dove batti per 7-6-6-2 Fabio Fognini e poi ti arrendi a David Ferrer, un altro nome grandissimo al secondo turno. Cosa ti ricordi di Fognini quando iniziava anche lui, insomma? Sì, Fabio arrivava da una semifinale a un ATP a Stoccarda, mi sembra, ha appena fatto semifinale a quell'ATP e era arrivato, credo che fosse intorno alla 60ª posizione del mondo. E niente, mi ricordo questo match sull'erba, anche lì c'era Riccardo, perché in quel periodo Riccardo seguiva anche un po' Fabio insieme a Caperti, e allora io guardavo fuori, adesso sto giro no, però. L'altra volta sì, questa no, il derby Questa con volta Mascolo. gliel'hai restituita, quindi è chiuso 1-1. Bravo, il derby con Mascolo vinco io, Riccardo, non ho vincito questo giro. Sì, lui, a parte il primo set che ero in vantaggio, lui era partito un po', forse anche per la superficie, non lo so, un po' superficiale, in maniera un po' superficiale. Poi dopo ero tipo, avanti di un break, me l'ha ripreso, perso il primo set. Ha lottato un po' il secondo, poi ha un po' mollato. Ecco, io ho questo ricordo. Anche lui. Sentivi che potesse fare la carriera che poi ha fatto già in quei momenti? Sì, ma lo vedevi. Cioè, giocava veramente bene. Aveva la palla con una facilità spaventosa. Io me lo ricordo quando si andava in giro per i Challenger, che c'era anche lui, che giocava a Barletta. Mi ricordo Napoli, mi ricordo tanti tornei che si sono fatti. A Stoccolma, che lui era in tabellone, eravamo insieme. Era un ragazzo che talento incredibile, quindi ci stava tutta. Che, anzi, io ti dico, ecco, per esempio, lui è uno di quei pochi che a me piace vederlo giocare. Quindi, secondo me può fare ancora tanto, ma poteva fare tantissimo. Talento incredibile. La sensazione è un po' questa, che ha fatto tantissimo, ma per il talento probabilmente avrebbe potuto fare ancora di più.
Un po' come Massimo dell'acqua. Vabbè, sì, dai, io mi tiro fuori qua. Ascoltami, voglio girare un po' il coltello nella piaga in questo momento. Non sei mai stato convocato in Davis, però secondo me ci sono state delle occasioni in cui tu avresti potuto essere convocato in Davis. E faccio un esempio. 2003 contro lo Zimbabwe. Tu allora eri tra i più forti in Italia, soprattutto sul veloce. Ti sei dato... Allora, detto che per come andò a finire, forse è meglio così, perché se hai evitato un'onta... Però ti sei dato oggi una spiegazione del perché mancò quella convocazione? Sì, però non voglio, metto un no comment, nel senso che mi dispiace, effettivamente lì è stato un momento dove ci sono stati anche degli episodi, dove era giusto perché si guardava una sorta di graduatoria di classifica, quindi io ci entravo in questa graduatoria. Non sono stato convocato, le scelte, è giusto che si facciano le scelte, è chiaro che ci sono rimasto male perché poi... avevo un ottimo legame anche con, ho un ottimo legame comunque poi con Corrado e tutto quanto. Era Barazzutti, ricordiamo, e ricordiamo che giocarono Volandri e Volandri sul veloce con Sanguinetti e Galimberti e Bertolini il doppio. Quindi va bene così, sono scelte, è chiaro che è una cosa che è un, ecco, forse una delle cose che più mi è dispiaciuta, però è giusto così, nel senso ormai è andata. Tengo il rimpianto, questa è una delle cose che mi dispiace, sì, sono sincero. Perché quell'anno probabilmente davvero, poi ripeto, finì male perché No, Galimberti, Bertolini persero il doppio, i due singolari, si andò subito sotto 3-0, fu un po' la Corea del Nord del calcio per il tennis italiano. non è tanto per quello vincere o perdere, era perché era una questione che in quel momento me lo meritavo, quindi penso che a tutti sarebbe dispiaciuto, no? Al posto mio, quindi. Però è andata così. Altro cruccio, probabilmente, visto i nomi incredibili con cui hai giocato e con cui te la sei giocata alla pari e spesso vincendo, è che però poi non è mai arrivata la qualificazione per uno slam. Sì, beh, perché nello slam io, guarda, sono sempre stato un autodidatta in tutto, nel senso che anche sulla gestione economica mi sono sempre arrangiato. Quindi il fatto che nello slam, questo mi ha sempre penalizzato, è proprio il montepremi che mi aiutava poi dopo a gestire certe situazioni e lì mi sono sempre fregato perché anche le qualificazioni il montepremi era abbastanza notevole, quindi vincere una partita, prendere 5, 6.000, 7.000 dollari, quelli che erano, adesso non ricordo nemmeno più, erano cose che io ci pensavo e appena tu pensi subito è lì che fai l'errore. Certo. E arriviamo un po' alla domanda a cui giro, ti avevo già annunciato all'inizio. Tu sei stato oggettivamente un giocatore dal grandissimo talento, hai giocato alla pari, abbiamo fatto i nomi con i più grandi tennisti della storia recente del tennis, manca solo Federer, poi gli altri li hai incontrati tutti. Hai vinto tornei, hai superato turni in tornei ATP, quel 148, vedendo poi altri nomi che sono entrati abbondantemente nei 100, quel 148 ATP, che è un risultato strepitoso comunque, però un po' stona. Perché? A 40 anni l'ho capito, posso dire che l'ho capito, sai, no, averlo capito è sto ovviamente scherzando. Perché? Ci sono tanti perché, non ce n'è uno. Il perché bisognerebbe andare a riprendere un po' la cronologia storica, no, di quello che è stato il mio percorso, di un ragazzino che è partito da un paesino, che ha vinto un campionato italiano under 12 dal nulla. Senza nessuna aspettativa, con la passione e la voglia di giocare, dal dover andare via di casa perché non c'era la possibilità di poter crescere vicino, quindi distaccarsi dalla famiglia, trovarsi in ambienti che forse in quei momenti, dispiace dirlo, ai tempi sono stati fatti molti errori anche nei centri tecnici dove eravamo, tutti noi ragazzi, e quindi è tutto un percorso che poi vi. Purtroppo, vedi, quello che dicevo prima, la parte mentale diventa poi fondamentale, nel senso che se non hai dei punti di riferimento solidi, se un ragazzo giovane non ha delle linee guida che fanno capire certi meccanismi che ti danno un'impronta di mentalità per poter fare certe cose, è chiaro che poi ti perdi, è inevitabile. Cioè,
le strade sono due: o è la famiglia che è molto, che ti aiuta in un percorso, o chi ti è vicino ti deve aiutare se la famiglia non è vicino a te, ok? Perché vivi praticamente la tua vita insieme ad altre persone. Se queste persone non ti aiutano o non riescono a creare quel rapporto che poi dopo ti fanno crescere con la giusta mentalità, è chiaro che diventa impossibile arrivare lì e poter sviluppare tutto il potenziale che magari un atleta ha. Quindi quello che è successo è stato un po' questo. Ho avuto molti intoppi nel mio percorso, e quindi mi hanno sviato verso una mentalità forse sbagliata e a vivere delle situazioni in maniera non corretta. Questo poi si ripercuote nello sport, ovviamente poi in uno sport come il tennis ne vai a pagare le conseguenze. Però oggi questo potrebbe essere un grandissimo vantaggio per i ragazzi che segui. Ma infatti guarda, e io la cosa che dispiace è che poi dopo tante volte la gente ascolta e non ascolta. Ci sono molte di queste realtà ad oggi, anche molti genitori che a volte pensano, credono, entrano troppo nella parte del figlio quando vedono che un figlio magari ha delle capacità e non si rendono conto che facendo così possono rischiare di fare dei grossi danni. E quindi l'esperienza che mi ha portato a vedere a 360 gradi più che altro la gestione emotiva anche di un ragazzo, no? Quanti ragazzi vedi che se segui il tennis che gli dà fastidio se i genitori sono vicini, oppure perché sono troppo vicini in quel caso, oppure ci sono delle situazioni che li pressano, gli mettono troppa angoscia, ansia, e queste cose poi dopo è inevitabile. Parliamo anche di livelli bassi, non per forza di livelli alti. No, di tutti i livelli, quindi dopo alla fine è normale che tu vedi i ragazzi che vedi che a un certo punto, boom, fanno un burnout, no? E basta, perché non ce la fanno più. E allora si comincia a dare la colpa a uno e all'altro, no, ma la verità è che alla fine bisogna lasciare che il ragazzo faccia la sua strada, e che la cosa che bisogna preoccuparsi è che sia affiancato da persone che hanno dei valori e che siano degli insegnanti in tutti i sensi. Perché mi permetto di aggiungere, ti interrompo un secondo, magari facendola troppo semplice, un tennista che sta nei primi 100, nei primi 200, tutti sanno giocare il diritto, il rovescio, il servizio, la volée a livelli altissimi. La differenza la fanno altri elementi. Assolutamente, cioè, perché se tu vai a vedere le mie partite, l'80% di questi match importanti sono tutti 7-5 o tutti lottati, al momento importante lì c'è la crepa. Ma perché? Allora, era facile dire ma dell'acqua non ha la mentalità vincente, ma la mentalità non è che ti nasce dall'oggi al domani, la mentalità non è che la vai a comprare, tu la mentalità devi andare a capire perché questa mentalità non c'è. Ed è troppo facile dare le colpe ai ragazzi tante volte, no? Ma quel ragazzo lì è così. No, ma è così perché è così? Spiegamelo. Perché se tu mi dici, è vero, tante volte un ragazzo è così, per l'amor di Dio, tu non puoi fare... Però quanto qualcuno ci si è perso dietro per poter capire cosa aveva bisogno quel ragazzo? Perché tu sei in un altro ancora. Quell'altro, un altro ragazzo è ancora diverso. Quindi sai, quando sei in un gruppo di tante persone, purtroppo cosa succedeva? Che chi vinceva, era quello dove veniva, ovviamente, le attenzioni venivano spostate lì. Ma c'era tutta una serie di ragazzi che erano altrettanto validi, e ci sono, parlo in contesti molto ampi, dove alla fine magari vengono schiacciati da questa cosa. E si perdono tanti talenti, si perdono tanti giocatori, come si sono persi in passato. Come se uno dice, nel mio caso sì, non sono arrivato a top 50 nel mondo, probabilmente l'avrei potuto fare tranquillamente, ma non ci sono arrivato perché? Perché ci sono tante colpe. Nulla toglie le colpe anche mie, per amor di Dio, perché non è che le colpe sono di... Cioè, anch'io probabilmente ho fatto i miei errori e ne ho fatti tanti. Però io ti sto parlando di mentalità, quindi quella fase prima che tu la devi costruire, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anni, 19, è lì che tu formi la mentalità. Dopo diventa tutto più difficile. Sì, anche perché la sensazione proprio per quanto ti riguarda è che tu sulla singola partita potessi davvero battere chiunque. Poi dopo il tennis è fatto di un percorso complesso, lungo. È molto lungo, è fatto di medie. Cioè, se tu vinci una volta con il numero del mondo, però dopo perdi 10 volte col numero 200, non ti serve a niente. La classifica si fa nella parte bassa, quando tu hai il periodo basso di calo. Assolutamente, cioè tu la classifica la fai se tu vinci con quelli del tuo livello, vinci il 60% delle volte. Con quelli sopra di te che sono più forti, vinci il 20%, con quelli più... diciamo più scarsi, brutto dire la parola, ci perdi due volte su 10. Allora fai classifica, se no non la fai. Però adesso mi sta tornando in mente quello che mi hai detto all'inizio.
perché se tu sulla singola partita puoi battere chiunque, a questo punto la wild card a Todi va chiesta davvero. Ti farà una sorta di sondaggio, di sondaggio sulla wild card. No, la lasciamo stare. È meglio, lasciamo stare. Sarebbe davvero una cosa splendida. Una cosa simpatica. Simpatica sarebbe. Poi andrei lì, prenderei una batosta, anche se il servizio non mi abbandona, devo essere sincero, a 40 anni non mi ha ancora abbandonato. Però sarebbe divertente. Con le qualificazioni sarebbe stato forse più semplice, con un tabellone unico a 32. Il tabellone 32 penso che ci sia molta gente che giochi bene. Però vediamo, dai, vediamo. Massimo, io davvero ti ringrazio tantissimo, sono già passati 30 e passa minuti e il tempo è volato. È stato davvero un piacere rincontrarti dopo tanto tempo, perché io comunque, te lo dicevo prima, ho iniziato a fare il giornalista 20 anni fa, quando tu, seguendo te sostanzialmente per il Corriere di Como, quindi è stato davvero un piacere ritrovarti oggi dopo tanto tempo. Vuoi fare un ultimo saluto a noi comaschi da Arezzo? Perché mi manca, ripeto, questa quarantena mi ha fatto un po' riflettere, no? E mi manca il mio territorio, mi manca la mia provincia, mi mancano le mie radici e spero veramente di tornare presto nella mia città, perché la vita che ho fatto io sono sempre stato in giro e dici, ma io, sai quel senso di appartenenza, no? Uno si deve sentire appartenente qua a qualcosa. E un po' questo l'avevo perso, ora mi sta ritornando, e ovviamente il senso d'appartenenza è alla mia città, a Como, dove sono nato, nel lontano 79, alla mia infanzia, alle mie radici, quindi mi sento veramente ancora di più uno di noi, del Lombardo, della nostra provincia. Allora ti aspettiamo qua, quando arriverai la promessa che ti chiedo è di farcelo sapere che ci incontreremo dal vivo e rifaremo l'intervista non più via Skype ma dal vivo. Assolutamente, promesso. Grazie ancora, buona giornata a Massimo Dell'Acqua. Grazie, ciao Mauro, grazie. Ciao, ciao.